Oddio, che sogno! E dopo un po' si incomincia a credere che quella sia la realtà. Luna. Miglior colazione di sempre. Panino con pulled pork vegano. Vista Bloom Lab, questo è il primo giorno, cioè, guardate che luce! Questo è il primo giorno, abbiamo ritirato oggi le chiavi e abbiamo scaricato un pochino di roba, abbiamo un pochino iniziato a svuotare casa che inizia a respirare, ho portato via tutto il mio angolino fitness perché tanto in casa non lo uso e questo sarà il corner dove filmerò tante cose. Sapete che io non sono brava a non fare spoiler, quindi tante cose. Questa è la camera da letto, quindi magari abbiamo portato il piumone, i pigiami miei invernali, quello lì è uno stendino che iniziamo a portare le giacche, insomma, qui è stato tutto risistemato e pitturato. Ci è stato dato bellissimo e questa sarà la cucina. Quindi è tutto bello intonso, pulito, abbiamo dipinto le travi di bianco, prima erano legno, invece preferiamo così che è più luminoso. E siccome nel frattempo che scaricavamo e tutto è venuta a piovere e ci ha rallentato molto, perché siamo stati un po' di tempo in macchina per far sì che spiovesse, si è fatto tardi e io volevo andare ad allenarmi, perché dopo una settimana via una delle cose che mi manca di più è proprio il mio momento dell'allenamento. Quando sono via, come avete visto, riesco a fare sport, ho provato tennis, golf, eccetera, però è sempre parte, diciamo, di attività, lavoro, e invece a me piace proprio dedicarmi la mia ora di tempo, la mia tre quarti d'ora, ora di tempo per me stessa. E quindi Jimmy mi ha detto, ok, senti, perché non rimani qui ad allenarti? Gli ho detto, sei un genio, visto che ho provato tutta la roba. E quindi, here I am. Primo allenamento nel Bloom Lab. Che emozione, che emozione! Primo tappetino! Sarà tutto così, primo. 3, 2, 1. Wow! Oddio, che sogno, che sogno! Ho un'idea pazza, ma ho un'idea. Praticamente Lidl mi ha mandato un tappetino gonfiabile. Mi sembra un ottimo momento per gonfiarlo. Così! Sono in un parco giochi. Allora, non so se avete presente cos'è un tumbling, ma è praticamente quel tappeto elastico dove le ginnaste fanno evoluzioni. Io l'ho scoperto a acrobatica ed è lì dove magari ho iniziato a fare le mie prime ruote senza mani, cazzo e mazzo. Quindi Lidl mi ha detto, sì, in questo periodo il negozio lo vendiamo, te lo mandiamo. Io ho detto, ok, poi lo gonfiamo. Thank you.
là. Allora, io tendo a filmarmi e a filmare quello che faccio, eccetera, quando tendenzialmente sono in un mood positivo. Non perché non ho mai mood negativi, eccetera, perché voglio nascondere qualcosa, ma perché penso che comunque chi viene su questa piattaforma abbia un po' il desiderio di svagarsi e non prendere sofferenze o negatività altrui. Quindi per questo lo faccio, solo che questo comporta anche il fatto che magari sui social, su varie piattaforme, sembra che la vita di chi vedete sia sempre rose e fiori, sempre super positive, eccetera. Quindi oggi no, per me non è assolutamente così. Purtroppo la campagna Cavecchia, già che va molto a rilento, ha subito un altro forte stop. Sono molto triste e diciamo che questo incide tantissimo poi sulle mie giornate e come mi approccio alla routine giornaliera. Ieri notte non ho dormito, sono molto stressata, la mia pelle ha subito deciso di ribellarsi e dire anche la sua. Mi sento super gonfia proprio a causa dello stress, perché ho il cortisolo probabilmente alle stelle. E molto anche demotivata. Poi oggi non ho assolutamente aiutato, perché per quanto abbia cercato di reagire, questa mattina al loft abbiamo filmato un primo video, è venuta una ciofeca perché le luci non andavano bene, il microfono ha svarionato, quindi proprio disastro. Poi torno a casa e filmo una ricetta, non viene. Sapete quelle giornate in cui dici no? La mia intenzione ora non è quella di ammorbarvi con i miei problemi, ma è farvi sentire un pochino meno soli quando magari aprite Instagram e vedete tutti i sorrisoni, eccetera, e dopo un po' si incomincia a credere che quella sia la realtà altrui e che magari noi che abbiamo problemi siamo sbagliati. Diciamo che per reagire l'unica cosa che sto facendo è mangiare i miei comfort food. Oggi a pranzo uova strapazzate, perché io adoro le uova strapazzate, cioè proprio un amore incondizionato. Per questa sera zucca, perché in questo periodo l'S lunga ce l'ha super castagnosa. Jimmy stava per andare all'S lunga, prima di andare mi chiede: vuoi qualcosa in particolare? Io lo guardo e gli faccio: ho bisogno della zucca. Non ha detto niente, mi fa: capisco. Passato qualche giorno da quell'ultima clip, sto molto meglio. Devo dire che questo mio modo di affrontare il dolore, la sofferenza, su di me funziona molto bene. Cioè, prendo un giorno, purtroppo spreco un giorno della mia vita perché è così, però quel giorno mi serve per fare mente locale, per concentrarmi su me stessa, perché se mi riempissi di cose da fare, eviterei di pensarci, è vero, però poi i nodi ritornano al pettine. Allora, nel frattempo però vi faccio vedere una drama queen, perché... Luna, ma queste scene devi fare? Queste scene? Eh? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Guarda, neanche si gira, fa il cadaverino, questo panzottino. Non so se ve l'avevo detto, ma Luna è dimagrita ben 600 grammi. Sì, probabilmente ve l'avevo detto perché sono molto fiera di questa cosa e tu sei contenta, una Pasqua, sta soffrendo il caldo in maniera esagerata. Comunque, voglio parlarvi un attimo della colazione, perché ragazzi sto facendo progressi, lo so, priorità. Ultimamente d'estate ho cambiato, non faccio più i pancake la mattina o le crepe, perché cioè, sarebbe da suicidarsi col caldo che fa. E quindi la sera prima mi preparo l'overnight oats, quindi una pappetta di avena essenzialmente in bicchiere che si mette in frigo ed è fresca la mattina, è pronta
ed è gustosissima, dipende da come si fa ovviamente. E ve l'ho già fatta vedere in uno dei miei ultimi video. Ve ne ho già parlato tantissimo su Instagram, ma voglio dire che ho fatto un upgrade perché la cialdina fa piacere romperla, è molto carino, la rompi. Però poi le scaglie, quando vengono mangiate insieme al resto, ok, ma nel momento in cui le scaglie finiscono, viene meno il contrasto fra la amarezza del cioccolato e la dolcezza del resto. Quindi oggi ho provato a farlo con la salsina al cacao. Non c'è l'effetto crunch, ma è una bomba. Quindi vi faccio vedere come lo faccio, così me lo preparo già per domani. Stasera non devo farlo. Yeah! Ma prima, vedo che sono le 7, è ora di mettere su la lavastoviglie, perché io ho la bioraria e da quando ho fatto questo tipo di contratto, cioè da quando so come funziona il mio contratto, perché già questa cosa non è proprio banale, molti non sanno nemmeno come funziona il loro contratto della luce e del gas, da quando l'ho fatta e quindi lo so, io lo sfrutto tantissimo. Quindi per me tutti i lavastoviglie, forno, lavatrici devono essere utilizzati dopo le 19 e nei weekend. Prima, cioè prima diventi irascibile. Tac, tac, tac e ciao ciao. E allora, in un bicchiere fiocchi d'avena, semi di chia, la base ragazzi, semi di chia sono la base, proteine in polvere, io utilizzo queste qua della soia o vegane di MyProtein e trovo che sono veramente utili in questa colazione, che come vedete come fonti proteiche soltanto lo yogurt e il latte, io uso latte di soia, quindi per rendere una colazione bilanciata e saziante aggiungo anche delle proteine in polvere e mescolo tutto e infine aggiungo della frutta essiccata che prendo su Coro. Frutta fresca, se la utilizzate mettete meno liquido. A parte faccio la mia solita salsina al cacao, quindi cacao in polvere e acqua, dovete mescolare a lungo, a volte mi dite non mi viene, mescolate, non mollate, mescolate un buon minuto o due, quando ha raggiunto la consistenza ideale la vado a mettere sopra il porridge che nel frattempo si era addensato. Farlo la sera prima, la gioia aggiunta di poter godere del fondino rimasto nella ciotolina della cioccolata da finire la sera prima. Yeah. Buongiorno, buongiorno Selina. Sei felice di svegliarti la mattina? Ciao. Ciao. Di sempre, no, così proprio è top, top, buongiorno top. Stiamo andando all'idroscalo di Milano, passa l'inate. Dobbiamo entrare. Beh, a porto. Praticamente abbiamo seguito un navigatore e ci dava il passaggio in mezzo all'aeroporto, però c'era un blocco, quindi siamo avvicinati, abbiamo parlato con il tizio e alla fine tra la sua parlantina e la mia ce lo siamo un po' ci ha fatto passare in mezzo, se no dovevamo fare un giro di 8 km intorno a tutto il parco. Siamo in mezzo, cioè siamo nel backstage dell'aeroporto, perfetto. La vista è lì. Pazzesco, curioso. Cosa si fa? Ma dove andate? Ah, Wake Paradise, mannaggia a voi, vai, passato, passato. Ha detto sempre a dritto, guarda, è lì, lì c'è la torre di controllo. Giusto, giusto. Adoro, stiamo passando il confine. Siamo alla dogana. Ci sta. Ora siamo arrivati, perfetto. Qui a sinistra. Siamo venuti all'idroscalo, che è praticamente questo mega lago dove si possono fare un sacco di attività sportive. Per noi è la prima volta che veniamo qua e la nostra direzione è Wake Paradise per un po' di surf.
Oh yes. Ecco, surf è probabilmente l'unico sport che veramente non ce la posso fare. Cioè, solitamente io mi ci posso buttare in qualunque cosa che provo e più o meno compenso la mancanza di tecnica con la forza. In questo caso, cioè con surf, ci ho provato in Portogallo, anche persino ad Onoratico, ma disastro. Figata! Vabbè, non ci credo che non siamo mai venuti, però. Perché non siamo mai venuti? Spiegamelo! È stato casuale in realtà, non per niente. Comunque questo sistema di carrucole per trasportarli è veramente una figata, cioè super eco-friendly. Questo è il posto di 1000 barchette. Ma che paura, ma che ora vedremo. Io ho tutta la teoria su come cadere con per la testa proprio. Tu devi cadere piatta, dai, nel dubbio cadi piatta, non ti tuffare la candela. Questo è semplice, dai, si è capito. E mi raccomando, una volta caduta, torna indietro perché sennò arrivi davvero allinate. Ora, va bene, abbiamo fatto dentro, però non esageriamo. Quella. Come va? Figo, eh? Hai visto come si è buttato a pesce? Oddio, io non sto in equilibrio a guardare il telefono. L'acqua si sta In realtà aveva tanto caldo e voleva farci una nuotatina. Guarda che feeling! Che strette di mano! Hai capito? Io vi osservo. Cosa sono? Sono alternative vegetali alla carne fatte da proteine di piselli. Non ma dai! È la vostra azienda? Planted? Vai, quindi qui cosa c'è dentro? Questo è un pulled pork vegano fatto con proteine di pisello, acqua, olio, vitamina B12 marinato in salsa barbecue. Ok. Ed è il prodotto con l'impatto ambientale più basso della categoria. Fantastico. Rispetto alla carne risparmia almeno 80% di CO2 e meno 48% di acqua. Wow, e questo invece? Questo è il nostro must, è un chicken. E marinato timo, rosmarino e limone, sempre base di pisello, acqua, olio e vitamina B12. Che figata, dai, voglio provare. Allora, mi fai un E1? Sì, certo. Grazie. Ma chi c'è qua? Chi c'è qua? Mando, concentrata se non è il concerto. Noi ci vediamo da marzo. Esatto. E da marzo sei abbronzata. Siamo un po' più caldo forse. E siamo anche più abbronzati. Però ci ritroviamo sempre per fare sport assurdi insieme. Sport e serata. Cioè, siamo giunti alla conclusione di questo vlog, un bel weekly vlog dove vi ho portato un po' negli highlights di questa settimana, quindi non giorno per giorno, ma vi ho fatto vedere dei momenti più belli, dei momenti più brutti di quest'ultima settimana. Ora siamo al lab, abbiamo un po' sistemato rispetto a quando l'abbiamo visto la prima volta, è arrivato un pochino di attrezzatura, ma di tutta l'attrezzatura fitness che è arrivata vi voglio fare un video dedicato. Ho
montato il tumbling. Quindi, come vedete, è questo mega tappeto che è bello morbido. E qui ci potrò fare un sacco di salti, eccetera. Tra cui probabilmente dormire in... Esatto, perché forse, se le cose vanno come speriamo che vadano, oggi pomeriggio vengono a vedere l'appartamento e noi abbiamo dato disponibilità ad uscire da luglio. Quindi noi potremo uscire di casa fra una settimana e mezzo e venire qua dove non c'è un letto, dove non c'è una cucina, non c'è nulla. Però abbiamo questo tumbling che l'abbiamo guardato e abbiamo detto lui sembra un ottimo e comodo letto, quindi chissà, vedremo. Vedremo, noi incrociamo le dita perché sarebbero 2 mesi di affitto risparmiato, ma lo scopriremo soltanto vivendo. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, domani sono in partenza per la Puglia, poi sarò al TEDx a Bologna il sabato e poi un 4-5 giorni in Austria, quindi ci aspettano, vi aspettano dei bei video in arrivo. Stay tuned e se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mi fa sempre piacere parlare con voi, quindi spero che lo facciate. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!